Buon pomeriggio telespettatori di Le Fonti TV e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Agora Fiscale, lo sportello che Le Fonti dedica all'approfondimento delle novità in materia fiscale. Ne parliamo da mesi di riforma fiscale, proprio la scorsa settimana, il 5, abbiamo avuto l'approvazione della legge delega, ma come vedremo nel corso di questa trasmissione, in realtà bisogna capire effettivamente quanto stia cambiando o per cambiare per le aziende. Lo faremo come sempre in compagnia di AFI, l'Associazione Fiscalisti d'Impresa. In particolar modo oggi abbiamo il piacere di ospitare in trasmissione Silvia Sardi, a capo degli affari fiscali di Ariston Thermo. Benvenuta Silvia. Grazie, buonasera a tutti. E ben ritrovato il nostro amico Alessandro Bucchieri, a capo degli affari fiscali di Enel, già graditissimo ospite in precedenti trasmissioni. Ben trovato Alessandro. Grazie, buonasera a tutti. Silvia, partirei da te. Il tema della trasmissione è proprio quello, riforma fiscale, a che punto siamo? Ti giro immediatamente la domanda che è anche appunto titola la nostra trasmissione. Faccio un po' un riassunto di queste recentissime novità ed effettivamente poi quanto stanno modificando lo stato dell'arte per le aziende. Grazie, buonasera ancora a tutti. La riforma fiscale finalmente è approvata al Consiglio dei Ministri ed è stata approvata la settimana scorsa. Dopo in effetti due rinvii, quindi era molto attesa, un rinvio a fine luglio e un rinvio a settembre, rinvii che sono stati giustificati formalmente da ragioni tecniche. In realtà il dibattito politico sulle disposizioni della riforma è stato molto acceso. Vediamo innanzitutto la riforma del catasto. Naturalmente, dopo l'approvazione del governo, il disegno di legge delega approderà in Parlamento e dovrà essere approvato e sperabilmente anche riempito di contenuti ulteriori. E poi occorrerà attendere 18 mesi per vedere alla luce i primi decreti legislativi, che quindi saranno approvati presumibilmente nel corso del 2023. Sarà quindi una riforma di cui vedremo la realizzazione non in tempi brevissimi, non dobbiamo attenderci i primi provvedimenti proprio nei prossimi mesi. Anzi, alcune disposizioni del disegno di legge delega addirittura sono rinviate fino al 2026. Ad esempio, per quanto riguarda le imprese, la normativa che è relativa alla codificazione e quindi alla revisione della disciplina dei codici tributari. A fronte di una tempistica di approvazione della norma non breve, dobbiamo tenere in considerazione anche le risorse che sono state messe a disposizione per implementare la riforma fiscale. Attualmente si sta parlando di 3 miliardi di euro. Di risorse destinate alla riforma. Sono probabilmente incrementate le risorse di 4 miliardi per effetto dell'efficace contrasto all'evasione fiscale e si pensa ancora di destinare a qualche ulteriore miliardo per effetto del tesoretto creato con la crescita del PIL. In tutto quindi si sta parlando di risorse che vanno intorno ai 10 miliardi di euro, 9-10 miliardi, risorse che non sono comunque enormi, soprattutto commisurate alle risorse destinate ad altri provvedimenti, ad esempio i bonus fiscali, il 110%, per cui le risorse sono decisamente più alte, intorno ai 15-20 miliardi. Ci sono poi disposizioni. Sono decisamente alte. Ci sono poi disposizioni nell'ambito della legge delega che richiedono sicuramente risorse rilevanti, ad esempio l'abolizione dell'IRAP, anche solo per i lavoratori autonomi e le piccole imprese richiedono un gettito di circa 3 miliardi. E poi naturalmente occorre valutare questo stanziamento che è stato fatto a supporto della delega in relazione anche agli obiettivi che si pone
la riforma fiscale. Ecco, allora chiederei, perdonami Silvia, perché chiederei ad Alessandro proprio gli obiettivi che si pone questa riforma fiscale e anche le misure alla luce del fatto che è vero, ci sono sicuramente provvedimenti con un tesoretto maggiore, però come l'hai definito anche tu Silvia, 10 miliardi possono già dirsi un bel tesoretto. Quindi cosa vogliamo raggiungere, Alessandro? Allora, i principi e i criteri generali della legge delega sono, diciamo, lo stimolo alla crescita economica, la razionalizzazione e la semplificazione del sistema tributario, la preservazione della progressività del sistema e la riduzione dell'evasione e dell'elusione, che, come diceva anche Silvia, diventa fondamentale al fine di finanziare tutte le altre misure. Diciamo che nell'ambito della razionalizzazione e della semplificazione ricadono sicuramente alcuni interventi di semplificazione dell'IRES, no? Per cercare di allineare per quanto possibile già i criteri con cui facciamo i bilanci rispetto ai criteri con cui invece facciamo le dichiarazioni, e quindi allineare i principi e semplificare. La razionalizzazione e la semplificazione delle aliquote IVA, quindi diminuzione delle aliquote e anche una razionalizzazione. Un aspetto molto importante a cui tengo, perché diciamo, facendo parte un po' del settore energetico, ci sarà un adeguamento della disciplina delle accise, ad esempio, in coerenza con l'European Green Deal. Questo sarà un aspetto sicuramente importante. E poi, come ha accennato già Silvia, un superamento graduale, e qui viene sottolineata l'aggettivo graduale, dell'IRAP, a cui le aziende tengono molto, ma per il cui gettito, insomma, non è di poco conto. Ecco, queste sono, diciamo, in estrema sintesi i principi ispiratori e le misure della riforma. Silvia, ritorno da te perché Alessandro ha parlato di razionalizzazione, semplificazione del sistema tributario, ha iniziato anche a citare un po' di esempi di semplificazione, ma effettivamente quella prevista dalla riforma e poi la semplificazione che serve e si aspettano le aziende, perché voi ovviamente come operatori diretti meglio di nessun altro sapete poi cosa serve, cosa effettivamente le aziende vorrebbero in termini proprio di semplificazione. È corretto, questo è un punto rilevante, cioè la semplificazione che nell'ambito della legge delega si trasforma in riduzione degli oneri per gli adempimenti a carico delle imprese, e la razionalizzazione della norma sono due obiettivi importantissimi. Vediamo che cosa dice la legge delega in relazione a questi due obiettivi. Per semplificazioni si intendono le semplificazioni in materia di determinazione del reddito imponibile e quindi allineamento dell'imponibile fiscale con l'utile di bilancio, con particolare riferimento agli ammortamenti. Quello che ci si aspetta in questo caso è che gli ammortamenti fiscali che attualmente sono previsti, sono regolati dai coefficienti stabiliti nel 1988, siano chiaramente aggiornati, e sia prevista anche poi un monitoraggio costante di queste aliquote di ammortamento in relazione alla vita utile residua dei beni. Poi ci si attende una semplificazione della base imponibile con riferimento alle variazioni in aumento e in diminuzione del reddito imponibile. Anche qua ci si attende una semplificazione in termini di determinazione della base imponibile, quindi individuazione di quelli che sono i costi cosiddetti promiscui e determinazione delle regole di deduzione di questi costi forfettarie e meno complesse di quelle attuali. Un'ulteriore semplificazione che prevede il decreto è quella della riduzione dei tributi minori, anzi eliminazione dei tributi minori, norma sicuramente sempre auspicata e ben accetta. Occorre fare però notare che la riforma poteva essere anche un po' più ambiziosa, cioè già attualmente abbiamo dei tributi tipo imposta di bollo, imposta di registro, che sono nati in un mondo in cui tutto era cartaceo e che adesso avrebbero veramente poche diciamo, ragioni per esistere, se non naturalmente le esigenze di gettito. In termini di razionalizzazione, il decreto prevede la riforma dei codici, che vuol dire riunire tutte le normative
e in un unico codice per tributo e di chiarire, scrivere le norme in modo più semplice, leggibile, più facilmente interpretabili, creare all'interno delle norme una coerenza sistematica, giuridica e logica, il che lascia un po' perplessi leggere questo nella delega, perché presuppone che attualmente la normativa fiscale non sia stata scritta con questi principi. In realtà queste sono tutte, diciamo, riforme ben accette, ottime, che però forse non vanno incontro a quelle che sono le vere esigenze delle società, che si aspettano invece, in termini di digitalizzazione, di fatturazione elettronica, una serie di riduzione degli adempimenti che vanno dai registri IVA, eventualmente a un 770, più spinta rispetto a quella di oggi. E poi in più, forse il punto fondamentale per concludere, è che a fronte di una diciamo maggiore trasparenza nei confronti dell'amministrazione finanziaria, si possano poi ottenere anche regimi premiali che quindi premino le società che sono, aderiscono e sono in linea con tutti questi requisiti. Ecco, Alessandro, torno da te perché Silvia accennava ai regimi premiali e proprio in un'altra occasione abbiamo avuto modo di dialogare con te di cooperative compliance, di cambiamento culturale, quindi nell'approccio tra contribuente e fisco. Quindi mettendo un po' a far contor comune la necessità di una, come dire, un cambiamento culturale da parte delle aziende ma anche da parte delle authority, delle istituzioni, con le aspettative delle aziende, tu verso quale direzione guarderesti? Tu ovviamente come rappresentante aziendale. Ma allora, guarda, quello che, di cui hanno bisogno, secondo me, almeno quello che penso sia importante per le grandi aziende in questo momento sono fondamentalmente tre cose, no? La stabilità delle regole, la certezza del diritto e la semplificazione di cui ha parlato Silvia poco fa. Allora, sul capitolo certezza del diritto, che diciamo il principale scoglio, secondo me, per lo sviluppo di un sistema che sia accogliente per gli investimenti delle imprese, una risposta, e secondo me la risposta più seria che in questi ultimi anni è stata data, è un diverso rapporto fra fisco e contribuente, e certamente per le grandi aziende la cooperative compliance dal mio punto di vista la risposta, cioè la possibilità di avere un tavolo aperto con l'agenzia in cui confrontarsi ex ante sulle incertezze di carattere interpretativo, no? Con delle norme che si sono stratificate nel tempo, molto difficili da applicare e che richiedono, come diceva ancora Silvia, una codificazione per stessa ammissione, no, dei principi generali che sono all'interno della legge delega. Beh, diciamo, un tavolo di confronto così aperto, trasparente, con l'Agenzia delle Entrate è l'unico modo in questo momento che abbiamo come aziende per avere certezza del diritto. Allora, da questo punto di vista, secondo me è necessario sicuramente rafforzare ed investire su questo regime, quindi sicuramente allargarlo ad una platea più ampia di aziende. Oggi soltanto le grandi e grandissime aziende possono accedervi. In secondo luogo, dare delle risorse, perché le aziende stanno facendo grandi investimenti, ma è necessario che l'Agenzia delle Entrate abbia le risorse necessarie sia da un punto di vista persone da mettere all'interno di questo meccanismo, e soprattutto, e anche a questo l'ha accennato Silvia, per quelle aziende che entrano in un'ottica diversa e che investono così tanto nella trasparenza, nei sistemi di controllo, in un rapporto diverso da fisco e contribuente, beh, quello che mi aspetterei è una premialità diversa, no? Oggi essere in cooperative compliance significa semplicemente avere delle sanzioni ridotte no, rispetto a tutti gli altri. Beh, allora io intanto direi che chi entra in questa ottica, in questo regime, aspetti sanzionatori non ce ne dovrebbero essere in assoluto, no? Perché
discutiamo, discutiamo e ci accordiamo sugli aspetti diciamo controversi prima, dopodiché insomma la sanzione si applica soltanto a chi si è nascosto o ha cercato di, in maniera non trasparente, no, di adottare dei comportamenti fiscali aggressivi. Quindi in estrema sintesi investire, allargare e rinforzare questo tipo di regimi come quello della cooperative compliance. Alessandro, parlando di sanzioni, mi hai fornito il destro per una domanda, la rivolgo sempre a te. Riforma, non si può non parlare anche di riforma della giustizia tributaria. Cosa vi aspettate da un capitolo che insomma è abbastanza spinoso, come sempre quando si parla di giustizia, in particolar modo di quella tributaria? Allora, qui diciamo, il dibattito diciamo, è un capitolo non incluso direttamente all'interno della riforma e all'interno della legge delega fiscale, è un cantiere parallelo che però, come dicevi, è fortemente integrato, no, rispetto ad avere un sistema più evoluto e più giusto, no, da un punto di vista tributario. Beh, quello che ci aspettiamo noi è di avere una riforma importante, soprattutto di avere una magistratura tributaria vera, no? Una magistratura professionale a tempo pieno, in cui i giudici tributari entrino, no, per concorsi pubblici e che abbiano uno status giuridico ed economico diciamo simile a quello dei giudici ordinari, no? Oggi, come molti di noi sanno, diciamo, i giudici che stanno nelle commissioni tributarie sono diciamo non giudici professionali a tempo pieno, perché non si occupano di questa materia in maniera profonda e dettagliata. Ecco, questo ha comportato e comporta che ci sono, diciamo, che la Cassazione è invasa da giudizi di carattere tributario. Per il 50% delle sentenze delle commissioni tributarie vengono poi riformate in Cassazione, e questo non fa che incrementare, no, l'incertezza interpretativa. Beh, insomma, noi abbiamo bisogno, secondo me, di giudici professionali e di giudici professionali molto, molto addentro la materia, perché questa è una materia complessa e è difficile trattarla in maniera sporadica, no? E quello che ci aspettiamo anche è che ci siano sempre di più, proprio per alleggerire la litigiosità e il contenzioso, che ci siano più meccanismi più forti di deflazione del contenzioso. Una proposta che abbiamo fatto in molti è quella di avere, ad esempio, un meccanismo di acquiescenza parziale. Come molti di noi sanno, oggi quando si riceve un verbale di accertamento c'è solo un'alternativa: o adeguarsi in toto o in qualche modo aprire un contenzioso generale. Magari ci sono alcune materie o alcuni aspetti in degli accertamenti in cui l'azienda si rende conto di aver fatto un errore che vuole sanare, per certi altri non è d'accordo e vuole andare in contenzioso. Bene, un meccanismo di deflazione, ad esempio, potrebbe essere già questo, no? Sulle cose su cui siamo d'accordo, bene, chiudiamo e andiamo in contenzioso solo su quelle su cui siamo veramente in disaccordo. Oggi, con le regole attuali, non è possibile. Quindi molti spunti di riflessione anche sul terreno della giustizia tributaria, che avremo senz'altro modo di approfondire anche negli appuntamenti successivi. Prima di chiudere questo, però, vorrei tornare da Silvia, perché abbiamo già accennato al tema IRAP e vorrei sapere da lei, anche in questo caso, le aziende, da una parte magari cosa c'è da aspettarsi, dall'altra invece cosa si aspetterebbero le aziende. Sì. Allora, incomincerei con la domanda più facile: cosa si aspettano le aziende? Che è molto semplice. Abrogazione completa dell'IRAP, nessuna introduzione di nuovi tributi. Questo è pacifico. L'IRAP è sempre stata un'imposta molto criticata, e anche in questo contesto in cui la riforma ha come obiettivo la ripresa economica,
L'IRAP in effetti è un'imposta che colpisce i fattori produttivi che determinano la ripresa economica, quindi in particolar modo il capitale tramite gli interessi e il lavoro con il costo del lavoro. Quindi è l'abrogazione dell'IRAP è assolutamente allineata con gli obiettivi della riforma ed è un'imposta che è veramente fuori da un contesto europeo che effettivamente non ha imposte similari e quindi l'abrogazione dell'IRAP è sicuramente un obiettivo primario per le imprese. Bisogna però fare due osservazioni immediate. Uno, che la legge delega parla di, come giustamente sottolineava Alessandro, graduale erogazione dell'IRAP, il che vuol dire che non sarà una cosa fatta immediatamente con gradualità e bisognerà capire la tempistica. Questo, come dicevamo all'inizio, dipende anche dal fatto che le risorse a disposizione della riforma sono limitate. La commissione parlamentare, che ha emesso un documento spiegando il contesto della riforma, ha precisato che l'abrogazione dell'IRAP dovrà avvenire a parità di gettito. Che cosa vuol dire a parità di gettito? Che dovrà essere introdotta un'imposta che sostituisce l'IRAP. La Commissione prende in considerazione un'ipotesi, cioè quella di introdurre un addizionale IRES che sostituirà l'IRAP, che lascia però molto perplessi. Lascia perplessi perché il MEF ha fatto una simulazione, un addizionale IRES sulla medesima base imponibile dell'IRES comporterebbe l'introduzione di una addizionale pari all'8%, anzi superiore all'8%, che porterebbe la tassazione complessiva delle imprese ad un'aliquota del 32%, quindi 8% di addizionale e 24% di IRES. Questo naturalmente è una situazione che non c'è, cioè una possibilità che le imprese, cioè, ma che anche il governo probabilmente non può proporre nell'ambito di una riforma, perché l'Italia avrebbe una tassazione sulle società che è maggiore di qualsiasi altro paese comunitario. Tra l'altro, perdonami Silvia, ricordiamo che si sta anche andando verso l'idea di un unicum fiscale, quindi di una tassazione in realtà che dovrebbe andare verso quella di essere abbastanza livellata a livello proprio internazionale, quindi sarebbe anche un controsenso dall'altro lato invece aumentare a livello nazionale, addirittura aumentare in maniera esponenziale da quello che dici. Assolutamente sì, e quindi poi la finalità della riforma, attrarre gli investimenti, chiaramente una presentazione di questo genere della tassazione sulla società sarebbe veramente difficile da sostenere. Questo è il motivo principale. Poi ci sono tutta un'altra serie di argomentazioni che devono essere, di tematiche che devono essere prese in considerazione. Consideriamo che il gettito IRAP per le società vale circa 12 miliardi di euro, quindi nonostante nel corso degli anni il gettito IRAP sia stato in diminuzione, comunque sempre molto elevato, soprattutto ricordiamo le risorse che sono messe a disposizione della riforma fiscale in totale e tutti gli altri obiettivi che persegue. E quindi diciamo che lascia molto perplessi la formulazione attuale della riforma IRAP, perché tra l'altro poi ci sarebbero dei temi da gestire questo creerebbe un addizionale IRES, creerebbe una ridistribuzione del carico fiscale tra le imprese che sono più, diciamo, efficienti, più redditizie e che avrebbero una tassazione maggiore rispetto a quelle che invece sono particolarmente indebitate e che hanno invece, diciamo, sono state incise dall'IRAP in misura diversa. In più ci sarebbe anche un problema di ridistribuzione all'interno delle regioni, perché attualmente l'IRAP va alle regioni in relazione agli stabilimenti produttivi, un addizionale IRES che andrebbe poi, diciamo, esclusivamente alle due regioni, Lombardia e Lazio, che avrebbero, diciamo, un numero maggiore di sedi di società. Quindi in realtà ci sono tante tematiche connesse all'abrogazione dell'IRAP che dovranno essere ulteriormente approfondite.
È chiaro che questo caratterizza un po' tanti provvedimenti della legge delega, la parità di gettito fiscale o la necessità di dover compensare le riforme che sicuramente sono auspicate, trovando il gettito in qualche altro modo, lascia sempre molto perplessi. E quindi è chiaro che Draghi si gioca la sua reputazione sulla riforma fiscale, come ha già detto in varie occasioni. Diciamo che è una riforma molto ambiziosa, bisognerà vedere come verrà riempita di contenuti. Già questo a partire dal Parlamento, che dovrà approvarla prossimamente. Quindi noi ci aspettiamo veramente che si riescano a raggiungere questi obiettivi, che sono sicuramente molto sfidanti, e questo dipenderà un po' dalla volontà politica, dalle risorse che si metteranno a disposizione. Quindi, volendo fare un po' un assunto rispetto anche a quello che è il leitmotiv di questa puntata, riforma fiscale, a che punto siamo? Siamo in attesa, siamo in una posizione un po' attendentista, speriamo che ovviamente quelli che sono i desiderata delle aziende non vengano deluse, e soprattutto che il rilancio del paese auspicabilmente venga fatto con solide basi fiscali a cui poter attingere. Naturalmente l'invito per i nostri ospiti è quello di ritornare a riflettere con noi su questi temi che, come abbiamo visto, sono in divenire e hanno anche delle tempistiche di gestazione abbastanza lunghe, quindi non siamo assolutamente in una fase risolutiva. Intanto chiaramente io li ringrazio, grazie a Silvia Sardi, a capo degli affari fiscali di Ariston Terme, grazie Silvia di essere stati con noi. Grazie a voi, grazie a tutti. E naturalmente grazie anche ad Alessandro Bucchieri, a capo invece degli affari fiscali di Enel. Grazie Alessandro. Grazie, un piacere. Un ringraziamento ovviamente ai nostri telespettatori, l'invito è quello di proseguire nella visione degli appuntamenti di Le Fonti, in particolar modo domani vi aspettiamo alle 9 come sempre in diretta sui mercati. Buona serata.